Venite qui ragazze, sedetevi. Vi ho fatto venire qui per spiegare a voi la mission che dovremmo affrontare. Occhi di Dino sta già lavorando al caso in separata sede. Vi avverto, è una cosa molto grossa e fuori dalla norma. Siete disposti a mettervi in gioco? Bene, bisogna sempre partire dalle buone intenzioni. Prima di entrare nei dettagli, vi mostro qualcosa. NASA's test mission has found its first Earth-sized world in its star's habitable zone. This means the planet, called TOI-700D, has the potential for liquid water on its surface. TESS stares at patches of sky for long stretches, recording light from thousands of stars. Some of these stars have planets that cross or transit in front of them. TESS sees these events as tiny, regular dimmings of the host stars. One star where TESS saw transits is TOI-700. It's a red dwarf about 40% the mass and size of our sun, and roughly half its temperature, rotating just once each orbit. So the same side always faces the star. But most importantly, TOI-700D is within the star's habitable zone. Scientists wanted independent confirmation of TOI-700D, so they monitored its star with NASA's Spitzer Space Telescope. Spitzer saw a clear transit from the outer planet, affirming its existence and improving scientists' certainty of the planet's size. TOI-700D is one of only a few Earth-sized planets found in potential habitable zones. Creates distinct signals because different molecules are present. By simulating these data now, scientists can make predictions for real future observations and narrow the range of TOI-700D's possible conditions. We still have much to learn about the TOI-700 system, but thanks to TESS, Spitzer, and the work of many scientists, we're beginning to form a picture of its exciting new world. Sì, vabbè, ma cosa c'entra un mondo così lontano con noi? La storia è un po' complessa. Adesso vi spiego. Dovete sapere che un anno fa... Botta, era come rompere un muro dal suono. Di più, di più. Infatti, era più profondo e prolungato. Chissà che diavolo era. Ma dai, non puoi essere sempre così fortunata. Non vale. Ma non è fortuna, è bravura. E tu non lo vuoi ammettere. Insomma, adesso smettetela di litigare. Andiamo avanti a giocare. Uff. Questo personaggio, Bernie, è venuto fuori dalle ricerche di Luca. Un anno fa ha lasciato degli indizi. E Luca li ha scoperti qui a Piacenza.
Ora Occhi di Dino li sta mettendo in ordine. Mi ha appena scritto. Bernie è un abitante di quel mondo parallelo distante 100 anni luce. E ad ogni solstizio d'estate si intromette con la popolazione e agisce su di loro per fare dei test, che servono poi per verificarne la funzionalità. Interessante, ma cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercarlo, trovarlo e capire cosa gli servono questi test, che lui ripete ogni anno scombussolando le menti. Dice che c'è una pista che porta a Caserta. Giulia! Chi di voi vuole andare a indagare? Io! Caserta la conosco come le tasche. Cosa la devo andare a fare? Un astrofisico. Giovanni Covone. Opera all'Università di Federico II, a Napoli. Lì dovrai recarti, alla Reggia. Cercherai meglio le coordinate del mondo Toi 700 antico. Da quel mondo deriva il nostro uomo Bernie. O meglio, il nostro extraterrestre Bernie. Extraterrestri? Ho in archivio messaggi registrati da una sonda nello spazio. Si sentono chiaramente suoni o sillabe di lingua arcaica, che potrebbero avere un legame con l'antico Egitto, o forse con la leggendaria Atlantide. Atlantide? Che sbarro! Mi sarebbe piaciuta una cifra vivere a quel tempo. Chissà che reattore incontaminato c'era sopra la Terra. Bene, ora fatto, preparati per entrare nel portale che ti porterà alla Reggia di Caserta. Segui bene le istruzioni scritte qui e aggiornaci ogni 6 ore. Buona fortuna. Bene, Cielo è andata a cercare delle prove alla pietra parcellare, che pare abbia le influenze paranormali. Il 21 giugno, alla pietra, con il solstizio d'estate, si raggiunge un apice molto importante, dei grandi segnali. Se c'è qualcosa che ci collega a Bernie, sono sicura che Cielo lo scoprirà. E noi che facciamo? Ovvio, ci separiamo, ma allarmiamo lo spettro di ricerca. Okin Dino andrà a cercare indizi a Piacenza città, con una sorpresa. Fatto ci ha portato la maschera della verità. La maschera che legge i pensieri? Ce l'ha fatta? C'è riuscita? Brava! Ce l'ha fatta! Infatti, non a caso si chiama Fatto. Ricordati di leggere bene le istruzioni quando la usi e teniamoci in contatto. Perché? Tu dove andrai? Io andrò nello studio di Bernie e tu, Walt, verrai con me. Luca, ci ho dato le chiavi dello studio ed eccoci qua. Da dove cominciamo? Frughiamo, come si fa normalmente in questi casi. Passiamo a setarci ogni cosa. Tanto, Luca mi ha detto che il suo zio sarà via per un paio di giorni. Guarda qua, c'è una didascalia. E lo zio Bernie. Ecco, finalmente lo vediamo allo zio Bernie. Certo che una faccia proprio buffa. Ma guarda qua, questa agendina. C'è Piacenza, il centro storico. La pietra parcellara e dei disegni di Leopentina fogliforme e Dulcis in Finlus delle parole in latino e la famosa data che già conosciamo, 21 giugno 2022. C'è anche una formula chimica in rosso e una in blu che azzera la precedente come se fosse un antidoto. Questi sono gli occhiali della foto? Li ha lasciati? Chissà perché, ma qui ci sono dei capelli.
Benissimo, potremo ricavare il DNA. Tu dovresti essere Lorenzo. E tu, Lucia? Occhio di Dai non ci ha parlato molto di voi. Allora voi siete la nuova squadra, bravi. State seguendo le tracce di Bern, immagino. Cosa avete trovato? Stiamo indagando. Ho mandato Cedo ad esplorare la pietra parcellava per via delle forti influenze esoteriche con l'universo. Abbiamo scoperto un mondo parallelo, distante 100 anni luce, che ogni 21 giugno si allinea alla nostra Terra. Cavolo, allora ci siete collegati alla mappa. Bravi. Noi oggi abbiamo trovato una foto di Bernie, degli appunti e i suoi occhiali con sopra i capelli, così potremo capire il suo DNA. Benissimo, allora mandiamoli subito al nostro laboratorio per il DNA e mandiamo anche le formule, chissà se capiscono qualcosa. Dai, mettiamoci a studiare meglio gli altri indizi, le mappe stellari, le formule chimiche, la pianta fogliforme e le parole in latino. Perfetto, Occhio di Dino sta cercando nella Piacenza antica, in una cripta che pare abbia delle iscrizioni che parlano dell'universo. Thank you.
tavola. Sono le 11. Ho una fame. A chi lo dici? Io ho un buco nello stomaco, pure con questo caldo. Ciao, Tiger! Scommetto che hai fame. Dottor Risvolto, è un piacere rivederla. Ho quei capelli di Bernie, spero si possa trovare il DNA. Hai qualcos'altro? Certo, qui abbiamo delle coordinate, delle formule chimiche e il disegno di un'erba che dovrebbe collegarsi alle formule chimiche. È tutto chiaro. Questo DNA non corrisponde a nessun terrestre. È una sintesi sconosciuta, come se fosse alieno. Fiamma ha voluto raggiungere Ciro alla pietra parcellare con il disegno delle erbe, per vedere se ti possono trovare. È
Ecco le erbe. Si fa l'infuso. Abbiamo un'arma per sconfiggere Bernie. La sostanza lo farò in piccioline fino a 5 centimetri. E così possiamo mandarla nel suo mondo. Vabbè, ma che dosaggio dobbiamo preparare? Come lo iniettiamo a Bernie? Ciao Tiger, scommetto che hai fame. Dottor Risvolta, è un piacere. Ciao Lucia. A proposito del dosaggio, beh, l'ho trovato io. A Riccioli. Era dentro al mosaico. Ecco cosa userò con Bernie. La cerpotana. La mia cerpotana. Userò questi. I bussolotti? Sì, certo. Imbevuti nel veleno. Che sparati da 10 metri. Il gioco è fatto. Bravo, Tiger. Procedi pure. Prepara almeno una dozzina di bussolotti. Non si sa mai. Ho scoperto cosa ci collega al mondo parallelo, il 21 giugno e lo scherzo dei bambini. Bernie, attuando lo scherzo, permette a uno dei suoi amici di arrivare nel nostro mondo. Infatti, dopodomani è il 21 giugno e dobbiamo impedire che lo scherzo avvenga ancora. Dobbiamo preparargli una trappola e impedirgli di fare questo scherzo. I ragazzi dell'esca stanno arrivando. Dobbiamo tirare Bernie a loro. Come intendi fare? Ti conosce. Mangerà la foglia. Lo so bene. Infatti alla Riccioli avevo la sensazione che Bernie mi stesse osservando. E per non insospettirlo, io vado via. E dove andrai? Tu verrai con me. Aggiungeremo fiamma al pianeta parallelo. Lo aiuteremo a intrattenere Bernie. Poi lo rispedirete da dove lo vedo. Wow, il mio primo viaggio interstellare! Che figo! Ricordate, mettetevi tutte le cuffie. Non dovrete sentire. Tenete questa maschera. Vi potrà aiutare a capire i pensieri di Bernie e trovarlo. Arrivederci. Ti mescolerai ai ragazzi esca e farai il nobile. Quando sentirai il boato, mettiti le mani sulle orecchie e noi capiremo che Bernie è arrivato. Tiger, tu farai finta di essere il cameriere. I ragazzi esca sono già seduti al tavolo. Prima o poi arriverà Bernie. Tiger, sei pronto con la cerbottana, vero? Ma certo che sì! Che dobbiamo fare? Giocate a scacchi, ovviamente, così non diamo nell'occhio. Ma io mica ci so giocare a scacchi, che faccio? Muovi le pedine che muove Samuel, ovviamente. Thank you.
algo para beber. Che strano boato, cos'è stato? Sembrava un treno che volava. Questo non sono riuscito a coglierlo. Finalmente ci siamo vendicati dell'anno scorso, evitando che un altro alieno entrasse sulla Terra. E ci pensano gli altri adesso a sistemarlo. Tutto va bene, quel che finisce bene.